Il plurilinguismo come valore aggiunto nella buona scuola del futuro. Nell'Isontino questa è già una realtà ed è un'esperienza importante. Può diventare un esempio nazionale? Noi vogliamo che l'insegnamento di almeno una lingua straniera diventi una pratica diffusa e che i risultati di questo apprendimento siano efficacemente una condizione di bilinguismo per tutti gli studenti italiani. Certamente quest'area del paese ha un'inclinazione naturale al contatto tra lingue e culture. Ho visto delle grandi esperienze in atto, delle buone pratiche che sono già a buona scuola e quindi sta a noi valorizzarle e dare anche quegli strumenti che possano potenziare questa esperienza. La buona scuola diventerà un testo di legge o comunque una proposta di legge entro febbraio? Come ha detto il Presidente del Consiglio, siamo al lavoro in maniera molto operativa, molto concreta nel sintetizzare anche i risultati della grande consultazione che è stata fatta, che con i numeri che ho ricordato, che sono milioni di risposte e di suggerimenti, anche critiche, naturalmente ci consente di arrivare a un provvedimento legislativo che non sia la riforma che dall'alto del governo va a incidere su processi, ma che sia la visione che il paese ha del mondo della scuola. E io credo che mettere al centro del dibattito questo tema sia stato veramente il punto fondamentale di ripartenza del nostro governo. La riforma della scuola è iniziata dal patrimonio immobiliare. Ci sono ancora fondi per l'edilizia scolastica in previsione? Ci sono tutti quei fondi che sono stati stanziati già a partire dall'inizio della legislatura del governo Renzi, che ammontano ad oggi come progetti, diciamo, cantierati o comunque già approvati e finanziabili a 1 miliardo e 500 milioni circa, e che andranno oltre nel corso di questo esercizio finanziario, con il possibile recupero anche dal patto di stabilità e quindi vera anche qui necessità di restituire al Paese scuole sicure prima di tutto e scuole anche adeguate, quindi belle. Un'ultima questione che riguarda specificamente il Friuli Venezia Giulia. Da qualche mese l'ufficio scolastico regionale è stato accorpato al Veneto. Questo ha bloccato alcune nomine dopo una sentenza della Corte dei Conti. Cosa intende fare il Ministero? Ma il Ministero sta procedendo con i ritmi purtroppo non sempre molto rapidi quanto vorremmo della Corte dei Conti e degli altri organismi che sono coinvolti nella nomina delle regioni di fascia B, come è il Friuli Venezia Giulia, che però non significa non avere un direttore scolastico regionale, lo nomineremo quanto prima, e non significa non avere un'autonomia che questa regione ha bisogno di mantenere. Noi siamo già pronti ad assegnare un bravo dirigente alla regione. Il Ministro all'Istruzione ha annunciato ancora un impegno del Governo sul fronte dell'edilizia scolastica e la Regione Friuli Venezia Giulia in questo si è molto impegnata finora. Beh, non possiamo che dire siamo pronti, nel senso che abbiamo terminato con il 30 ottobre la ricognizione delle priorità triennali di tutti gli enti locali. Stiamo quantificando una graduatoria in base ai temi posti, che sono la sicurezza statica, l'efficientamento energetico e la razionalizzazione, appunto, degli edifici che troppo spesso non sono più adeguati per le attuali esigenze e per gli attuali consumi, appunto, energetici. Abbiamo quindi una mappatura esatta di quanto e dove possiamo intervenire e come tali, appunto, non possiamo che dire che noi ci siamo. Il Ministro ha anche annunciato un piano nazionale della ricerca che si integrerà con i piani regionali. Anche questa è una prospettiva di sviluppo. Sì, l'apprezzamento fatto sul piano regionale evidentemente ci conforta e soprattutto sulla necessità di creare una programmazione che veda Europa, Stato e Regione coerenti sui temi della ricerca, proprio perché l'ottenimento dei risultati può avvenire in modo molto più virtuoso se questi tre livelli si integrano in modo evidente.